Bene amici, siamo qui a Nautic Sud, siamo allo stand di S. Labruna e siamo con Massimo Labruna, titolare dell'azienda. Ciao Massimo. Ciao Carlo, ci ritroviamo dopo 2 anni di inattività e esattamente. Tu porti sempre fortuna per la stagione che viene con le tue interviste. Un passo alla volta, cambiamo la nautica come diciamo con tutti gli utenti. Dunque, noi siamo qui a Nautic Sud, allo stand dell'azienda e abbiamo 2 novità in anteprima mondiale praticamente. Sì, è la prima fiera a cui portiamo queste novità, tra l'altro sono novità nell'ambito della nautica sostenibile, quindi un argomento di fortissimo interesse adesso. E il primo è questa è una cassettina. Fuel cell a idrogeno, quindi tramite una bombola di idrogeno noi riusciamo a produrre energia elettrica che può servire per caricare le batterie dell'imbarcazione o anche direttamente un motore elettrico. Questo ad esempio che abbiamo qui, che grandezza, che questa potenza? È da 1 kW e riesce a caricare con questa bombola a produrre circa 10 kWh di energia. Benissimo, e per quanto riguarda le bombole, per la reperibilità possiamo rivolgerci a voi oppure avete forniture? Possiamo ricaricarle noi con idrogeno prodotto da energia rinnovabile, da fonti rinnovabili, quindi idrogeno green, oppure in commercio l'idrogeno si trova facilmente come ricarica perché è utilizzato spesso nei processi di saldatura. Benissimo, quindi diciamo è un circuito totalmente green a tutti gli effetti. Proprio perché l'idrogeno è prodotto anche da fonti rinnovabili. E le abbiamo in quantità incredibile. Sì. Benissimo. E per quanto riguarda invece quest'altra novità che vediamo qui? Sì, questa è una novità molto importante perché permette di elettrificare o rendere ibrida un'imbarcazione con una soluzione semplicissima che si monta in mezza giornata. Questo è un motore elettrico che viene applicato sulla linea d'asse. Quindi se noi abbiamo già un motore e un invertitore con la linea d'asse possiamo applicare questo sistema che si chiama Maradea e rendere l'imbarcazione ibrida. È un sistema esclusivo creato da voi quindi? Sì, sì, è un sistema esclusivo, ha già i brevetti sulle pulegge, ma la caratteristica più importante è quella che può essere personalizzata sull'imbarcazione. Infatti le problematiche degli ibridi sono che di solito l'elica viene dimensionata per il motore diesel che ha una potenza maggiore. Questo fa sì che spesso non si riesce a utilizzare tutta la potenza del motore elettrico. Con questo rapporto di trasmissione che possiamo personalizzare in base alle caratteristiche dell'imbarcazione, noi riusciamo a sfruttare appieno la potenza del motore elettrico e questo ci consente di avere ottime performance anche in elettrico. E soprattutto possiamo anche installarlo in un secondo momento. Sì, quindi... sì, perché è molto compatto. È anche un'installazione molto semplice perché la puleggia con la corona dentata che va sulla linea d'asse è in 2 pezzi e quindi può essere assemblata anche in un secondo momento. Benissimo, ovviamente voi che ci state guardando ricordatevi di lasciare un like a questo video, seguire la pagina di S. Labruna che ci daranno tutte le novità in corso d'opera. Sì. E soprattutto commentate, se avete domande e dubbi poneteli qui sotto al video e provvederemo a girarli al massimo. E per quanto riguarda il futuro di S. Labruna, ci stiamo spostando con questa transizione ecologica, quindi sempre più verso l'elettrico e l'ibrido. Abbiamo visto negli anni precedenti anche il kit Blue Hybrid che avete lanciato. E che sta avendo un notevole successo. Avremo anche in costiera un'imbarcazione adesso con il sistema BHS che farà charter. È una soluzione, quella del BHS, molto valida. La mancanza di incentivi a livello governativo rende un po' inaccessibile questa soluzione, tranne se si hanno speciali esigenze dell'imbarcazione elettrica. Quindi diciamo è ancora per ora una nicchia, speriamo che ci sia un supporto statale e a 360 gradi. Sì. E per quanto riguarda quindi prossimi sviluppi, novità e progetti dell'azienda? Allora, noi stiamo puntando molto sulla divisione e-vision, stiamo allargando tutta la parte di elettrificazione anche con fuoribordo e pod elettrici, perché crediamo che il futuro sia questa, ma un'elettrificazione sostenibile, quindi anche nella ricarica delle batterie dobbiamo ricaricarle con energia prodotta da fonti rinnovabili. Certo, perché un problema di fondo è che noi utilizziamo l'energia elettrica, però come viene prodotta l'energia elettrica utilizza comunque combustibili fossili. Altrimenti noi non inquiniamo quando utilizziamo il motore elettrico, ma inquiniamo poi quando ricarichiamo le batterie. Perfetto, e quindi è un aspetto molto più importante e molto più a lungo termine per l'impatto ambientale. Sì. Benissimo, e prossimi progetti quindi di S. Labruna, o meglio prossimi eventi dove possiamo magari vedere qualcosa? Saremo presenti anche quest'anno al Salone Nautico di Venezia dove presenteremo un'imbarcazione con alimentazione a idrogeno. E sarà
testabile in acqua? Sì, sì, sì. Quindi ti aspetto. Esattamente, quindi cari amici, noi per ora abbiamo concluso. Io ringrazio Massimo per la Grazie disponibilità. A te, Carlo. E come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, alla pagina Facebook. Come già detto, per qualsiasi informazione c'è Massimo pronto a risponderci alla sua pagina. E ci vediamo a Venezia a questo punto. Sì. Grazie mille, Massimo. Ciao, Carlo. Grazie, grazie a te. Tutti.